Buonasera e benvenuti all'Università Europea di Roma. E un saluto graditissimo, perché ogni qualvolta in questo giovane Ateneo che ha appena 13 anni di vita si svolgono attività che hanno una ricaduta sensibile per i professionisti, gli operatori che sono coinvolti, tra l'altro un tema di grande impatto, potremmo dire anche etico, morale, che è la circolazione, la riservatezza dei dati personali, dati sensibili, le nuove misure di protezione, l'idea che andando a soddisfare alcuni protocolli e alcune misure di implementazione nel governo di questi dati, poi si possa essere esenti dalla responsabilità, è un tema grosso, perché in qualche modo si va ad oggettivizzare un comportamento che poi non è detto risolva davvero i problemi nel caso concreto. Noi abbiamo nella nostra Corte di legittimità un tema che è quello della cosiddetta vicinanza della prova, che molti in campo medico conoscono, che quando la cartella sanitaria non è aggiornata, ancorché l'evento dannoso non sia provocato dal medico, dal sanitario, questa incuria nella continuità della traccia clinica del paziente può portare a una presunzione di colpevolezza che è molto complicata poi da riuscire a ribaltare. Quindi rasenta la responsabilità oggettiva. Mutatis mutandis, nel campo della protezione dei dati personali serve che nel momento in cui si apprestano alcuni presidi di garanzia, allora si va esenti da responsabilità, ancorché però non è detto che davvero ci sia stato un comportamento ineccepibile. Questo necessariamente è legato alla modernizzazione del diritto e quindi a delle categorie che devono stare un po' al passo anche con un'efficienza delle strutture che sono a garanzia del lavoratore, del detentore di dati e anche potremmo dire elementi che contraddistinguono l'identità personale e che inevitabilmente con l'avvento della tecnologia devono trovare degli standard, dei format, dei modelli. E quindi è molto interessante questo convegno, perché implica se davvero il regolamento alla privacy, che insomma pochissimo, diventa operativo a tutti gli effetti e richiede alcuni adempimenti, sia poi davvero conforme o comunque sia una misura più idonea per prestare queste garanzie che hanno evidentemente rilevanza di rango costituzionale. Quindi la nostra università, che si compone di un unico dipartimento che si chiama Dipartimento di Scienze Umane, dove dentro c'è giurisprudenza, economia, psicologia, formazione primaria, da ultimo turismo e agraria, e beni culturali, insomma, amiamo molto il confronto a 360 gradi, dove i saperi si intrecciano. Quale materia più di questa richiede un intreccio di saperi? Quando a noi ci chiedono dei curricula per il privacy officer, ovviamente non esiste una laurea armonica con questa figura, c'è chi è laureato in ingegneria, chi in informatica, chi in economia, chi in giurisprudenza, poi però magari ha fatto un biennio di esperienza in un'autorità, in un ente di ricerca, ha scritto qualcosa, ecco subito che emerge un curriculum. E questo la dice lunga anche sulla arretratezza dei corsi di laurea universitari. E lo dico con consapevolezza, perché la frequento ormai da 25 anni, diciamo, nell'ambito della docenza tradizionale. Quindi nel ringraziare per aver scelto la nostra sede tutti i soggetti coinvolti e peraltro coinvolto anche il nostro Davide Mula, che ha avuto l'amabilità con il sottoscritto Andrea Stazzi di curare un manuale di diritto informatico e della comunicazione, che anzi adesso cercheremo di tirar fuori una terza edizione perché diventano velocemente vecchi questi manuali. E quindi nel ringraziarvi vi segnalo anche che sono tematiche molto in linea con
la preparazione anche dei nostri docenti. Ho fatto l'esempio di Davide Mura, che è stato il nostro assegnista, attualmente un docente, perché noi vincemmo ormai 5 anni fa un PRIN su PRIN progetti di ricerca finanziati al Ministero, che aveva come titolo le comunicazioni e l'informazione, i profili giuridici evidentemente, come strumento di abbattimento delle barriere economiche, sociali e culturali. Un PRIN significa 100 professori, 70 ricercatori, 7 unità, la piccola università europea era la capofila, ma c'era Bologna, Tor Vergata, Salerno, Federico II e così via. Questo ha dato luogo, non vi sfugge, anche a una bella somma investita in assegni di ricerca, in borse di dottorato e quindi in un'expertise che poi si riunisce intorno alla rivista Diritto, Mercato e Tecnologia, che credo alcuni di voi conoscono. Quindi ancora più lieto che il convegno di oggi, questo workshop, sia dedicato a uno dei temi centrali che coinvolge in questa piccola tradizione di appena 13 anni il nostro Dipartimento. Quindi un saluto da parte del Rettorato e del sottoscritto e davvero auguro un buon lavoro a questo tavolo.